Allora, bene, io intervengo. Cercavo in realtà il presidente di Core, che è arrivato momentaneamente disperso, per cui ci organizziamo in questo modo. C'è Francesco, puoi fare un intervento? Faccio da sorbetto, Professore Raniolo fa un breve intervento, poi darei la parola al professore Di Carlo di Unipegaso per offrirci un'altra prospettiva rispetto a quella già ascoltata. No, io semplicemente alcune riflessioni dalle discussioni che abbiamo avuto stamattina, discussioni che in realtà con Gianfranco Viesti e con Mimmo Cersosimo, ma anche con Carlo Trigilia, e da alcuni anni che ci vedono e mi vedono impegnato. Mi veniva in mente, guardando qui un po' la platea, una sorta di tormentone cinematografico. Ormai sto facendo da sorbetto, poi la famosa battuta: quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. I dati che abbiamo visto stamattina ci tracciano, ci designano una serie di criticità del nostro sistema universitario, del sistema paese nel complesso. Ma mi chiedo, in questo caso, ritornando all'adagio, che vuol dire i duri cominciano a giocare? In che cosa valutare la durezza? Io, dal mio punto di vista, sia come docente e poi naturalmente come in qualche modo amministratore dell'università per i ruoli che in vario modo ho giocato, credo che questo voglia dire tre cose: avere capacità cognitiva, avere capacità organizzativa e avere capacità politica. Avere capacità cognitiva: noi abbiamo bisogno di analisi impietose. Attenzione, io so benissimo che i dati sono tutt'altro che dati, che i dati si possono interpretare, vanno interpretati, e come diceva un grande metodologo, i dati si possono torturare fino a fargli confessare ciò che vogliamo. Quindi c'è un margine di lettura dei dati che in qualche modo ci dà anche libertà di, come dire, ideazione. Però i dati ci sono, però le criticità ci sono, e come diceva un vecchio fiorentino, è più conveniente andare dietro all'immaginazione, alla realtà effettuale della cosa, che all'immaginazione di essa. Se io devo progettare un'azione istituzionale, ho bisogno di dati sicuri. Poi magari progetto tutt'altro, ma i dati mi servono, seri. Più i dati sono relativamente oggettivi, anche se critici, più io ho la possibilità di avvicinarmi ad un'azione in qualche modo. Naturalmente questo vuol dire anche mettere in discussione un aspetto della capacità cognitiva, e qui il rettore di Catania ha ragione, ma lo diceva anche Viesti stamattina: noi dobbiamo impegnare una parte di questa capacità cognitiva nella decostruzione di retoriche e di discorsi che ormai da svariati decenni passano attraverso i media, carta stampata e televisione, dove spesse volte l'università è delineata in maniera, negativa, volutamente negativa. Ancora una volta, non che non ci siano questi aspetti, ma noi dovremmo cominciare a distinguere la dimensione dello scandalo dalla dimensione della ordinarietà del funzionamento delle cose. Quindi una capacità anche in qualche modo di rilegittimare il nostro ruolo. E in alcune dichiarazioni, anche in questi giorni, del governo, credo che invece la logica sia quella di una delegittimazione di fatto di ruolo dell'università. Guardate, c'è un andazzo, io da politologo me ne sono occupato, di quello che definisco il populismo riformista, cioè del fatto che da una quindicina, vent'anni a questa parte, le principali riforme dei comparti della pubblica amministrazione vengono in qualche modo precedute da processi di denigrazione e distruzione dell'immagine di quel comparto. Vale per la magistratura, vale per i fannulloni della pubblica amministrazione, vale per gli atenei. Naturalmente, ripeto, le retoriche sono utili per raggiungere certi risultati, sono perniciosissime quando noi dobbiamo ricostruire rapporti di fiducia con le famiglie, il territorio, gli studenti, e sono ancora più delicate, perniciose, quando dobbiamo impostare azioni correttive. Capacità organizzativa: noi dobbiamo essere in grado di ripensare il modo di fare università, e lo stiamo facendo. Guardate che negli ultimi 10 anni, il rettore mi potrà dare
l'università di oggi io la vedo completamente diversa dall'università del 2003 quando sono entrato di ruolo a Modica nell'era del decentramento. Nell'arco di un decennio è cambiato tutto, certo abbiamo avuto la Gelmini, ma la Gelmini nel bene o nel male ha innescato una serie di processi di innovazione, di resistenza, anzi anche di reazione, che però stanno trasfigurando l'università. Io per anni mi sono occupato della qualità della didattica e della ricerca, sono stato delegato alla qualità nel mio dipartimento, il professor Gersosimo era delegato alla didattica. Abbiamo lavorato tantissimo nei margini di miglioramento della qualità del servizio pubblico università, rispetto agli studenti, rispetto alle famiglie, rispetto ai territori, rispetto alle parti sociali, con tutta una serie di micro interventi, quindi grandi capacità organizzative, capacità di ripensarci, di riflessività istituzionale, come dicono i sociologi. Dobbiamo rimetterci in discussione e dobbiamo essere in grado in qualche modo di realizzare con i vincoli che abbiamo margine di miglioramento di ciò che siamo in grado di fare meglio. Didattica, ricerca, rapporto con il territorio, terza missione e anche ovviamente amministrazione, capacità politica. E vabbè. Però non possiamo, come dire, lavorare se qualcuno ci rema contro. Il messaggio di Viesti stamattina è un messaggio limpido, anche se offuscato dai dati. Cioè ci troviamo di fronte a delle politiche pubbliche che, come dire, vanno in direzione opposta alla nostra capacità di innovazione e di miglioramento dei servizi, perché delle riforme progettate, costruite soltanto sulla base della logica dell'efficienza e quindi sostanzialmente sottrattive di risorse e in maniera scriteriata con tutto ciò che vuol dire in termini di produzione di effetti di diseguaglianza degli atenei, certo, dei territori, certo, delle famiglie, come è venuto fuori anche dei dati di Gersosimo, pongono problemi seri. C'è un problema di rappresentanza e di tutela degli interessi dell'università, soprattutto meridionale, diciamo, a livello nazionale. E questo mi sembra un aspetto importante, tanto più quando progettiamo università radicate nel territorio. La capacità di produrre beni comuni e creare istituzioni che funzionano, sostanzialmente vuol dire produrre beni comuni, è ovviamente una sfida per una collettività. Beh, io ho l'impressione, perché l'ho vissuta, che uno dei limiti della nostra esperienza, dico subito che i dati non ci devono far nascondere la varianza virtuosa che c'è. Il caso, per esempio, di Ibla, da questo punto di vista, è chiaramente in controtendenza di lingue a Ibla rispetto a tutta una serie di indicatori. Ma al di là della varianza virtuosa, qui ci sono dei problemi, ripeto, di politica, di rappresentanza, di tutela, ma anche di capacità di fare sistema. Io credo che una delle differenze, per esempio, tra l'esperienza di Enna, di Core, e la nostra esperienza ragusana, è stata in parte la diversa capacità di fare sistema. Noi siamo stati in qualche modo preda e presi da mille municipalismi. Io l'ho vissuto quando insegnavo e facevo il presidente dei corsi di laurea a Modica. Ho l'impressione, anche perché me l'hanno raccontato molti colleghi, che per esempio altre realtà, questa tendenza centrifuga dei comuni è stata tenuta sotto controllo. Allora noi abbiamo bisogno di una politica che rappresenta, che tuteli gli interessi dei territori, ma anche di una politica che sia in grado di fare sistema e che sia in grado di essere una leva per la produzione di beni pubblici. Solo in questo modo noi mettiamo, come dire, valorizziamo, creiamo un circolo virtuoso tra capacità cognitiva, capacità di guardare ciò che ci circonda, la capacità organizzativa, la nostra capacità di realizzare le idee che vogliamo per migliorare la nostra presenza su un territorio e la capacità rappresentativa in termini strettamente politici. Grazie. Grazie al professor Raniolo, per questo lui lo chiama sorbetto, ma è stato realmente un momento in cui abbiamo fatto una prima sintesi con un rilancio, fra l'altro, alla riflessione che continuerà nel pomeriggio, perché nel pomeriggio la seconda sessione è una sessione incentrata proprio sul ruolo che la politica locale deve avere. Avremo la presenza del presidente del consorzio universitario
la presenza del preside di Lingue che ci leggerà questa storia di Lingue a Ragusa, e avremo la presenza di Uccio Barone come storico che ricostruisce. Ma avremo protagonista, ma avremo la presenza di tutti i sindaci dell'ex provincia di Ragusa, proprio nell'ottica di queste tre dimensioni, quella della conoscenza, quella dell'organizzazione e quella della politica. Per cui non solo il sorbetto è stato ottimo, ma ci ha mostrato quale sarà poi la cena di stasera.